Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo fantastico video del Lunardini sul tubo. Oggi a parlarvi è Lau e come potete vedere dal titolo e come state vedendo sicuramente direttamente dal video, oggi parliamo e vi giochiamo a Call of Duty Black Ops Cold War, ovvero il nuovo Call of Duty che per PC è uscito solamente stamattina 13 novembre. Ovviamente io ho dormito, fino a tardi e di conseguenza lo sto provando adesso, in queste ore. Ho fatto pochissime partite, che non sono altro quelle che vedrete in questo video appunto. Sono andata tipo a livello 4, niente di più niente di meno, quindi ovviamente vedrete come sono scarsa. Ovviamente ho ritagliato un attimino i video, perché se no le partite, che sennò veramente veniva un video lunghissimo. Quindi ho fatto, non dico il best of perché non lo è, ma insomma, ho preso le parti un attimo più carine, in cui muoio come una deficiente, in cui provo le varie armi, faccio vedere un po' le mappe, eccetera. Appunto, ho provato le tre mappe satellite, poi questa qui che c'era anche nella beta, purtroppo non ricordo gli altri nomi. La mappa, per intenderci, che se non erro era sempre anche della beta, anche quella lì, quella delle navi che appunto dopo vedete il nome, adesso proprio mi sfugge. E infine Checkmate, se non erro, che è quella in cui c'è un aereo nel mezzo, praticamente pieno di pacchi, di scatole, eccetera, che ricorda un po' l'aeroporto, insomma il retro di un aeroporto. Comunque appunto vedrete tutto nel dettaglio guardando tutto il video. Oggi sono qui appunto a dirvi le mie prime impressioni su questo gioco. E che dire, ragazzi, cioè, io sono emozionata a mille, Hanno messo un sacco di impostazioni nuove per quanto riguarda i tasti, per quanto riguarda appunto anche la camminata, la modalità di sparo, i colori per i nemici, per gli alleati, eccetera. Infatti io li ho modificati un pochino. Per gli alleati ho messo un azzurro un attimo più chiaro, per i nemici ho cambiato un attimino il rostro, ho fatto anche quello lì molto più acceso, così da vederlo anche più a distanza, senza mettere nessun filtro di daltonismo, perché io di solito giocavo sempre col filtro di daltonismo attivo. Invece in modo tale che così non mi varia i colori del mondo, ma allo stesso tempo posso vedere meglio i nemici e gli alleati appunto, oppure gli amici nel party, ad esempio, con un altro colore ancora. Comunque, parlando un po' delle armi, parlando un po' degli approvvigionamenti, delle serie di uccisioni, eccetera, posso dirvi che ho provato appunto le varie classi iniziali, quindi non ho, in questo video non vedrete una classe mia personalizzabile da e tutto, bensì solo le classi standard iniziali. Ho iniziato prima con l'M4A1, per intenderci, quindi con la prima classe, però inizialmente, non lo so, abituata magari a quelli di Modern Warfare, che è un attimino più fermo rispetto a questa iniziale, ovviamente, tenete sempre conto, rispetto a questa classe iniziale. Un attimino ho detto, boh, è troppo rinculo, quindi ho cambiato. Ok, armata di assalto, parentesi, dall'altra mappa della nave. Ho cambiato e ho messo la mitraglietta che avete anche adesso, cioè quella precedente, la seconda classe. Con quella lì ho fatto un bel po' di kill, mi sono trovata da 10. Però purtroppo satellite per me è una mappa che o lo usi con fucile d'assalto fermo oppure lo usi col cecchino. Purtroppo non riuscivo a giocarci bene con altre classi. Infatti si è visto. Poi nella seconda partita appunto, ovvero questa qui che state vedendo adesso, ho provato quest'arma, chiamiamola M16, per intenderci, a raffica, ma veramente, cioè, sono morta 2-3 volte senza uccidere nemmeno una persona, ho detto no, basta, cioè, cambio, perché quel mirino lo odiavo a morte. Un'arma veramente lenta, cioè non lenta per il mio stile di gioco ovviamente, non mi ci trovavo proprio per niente, questo fucile a pompa qui, cioè no, proprio no, non mi ci trovo per niente. Quindi sono ritornata alla solita mitraglietta per poi finire la partita appunto con l'M4A1, però non vi spoilerò niente. Queste due, diciamo, le mie classi preferite al momento di quelle standard sono appunto prima e seconda. Come avete visto sicuramente prima, ho provato una partita precedente in satellite, avevo provato anche il mitraglione per distruggere l'elicottero. E sempre in quel momento lì avrete visto anche l'approvvigionamento. L'approvvigionamento, da quanto ho capito, vi darà le solite serie di uccisioni oppure delle armi particolari, come ad esempio l'arco, che io non ho saputo utilizzarlo, sono morta subito. Però, insomma, è molto molto figa come cosa. Poi per il resto invece di standard abbiamo il solito WAV, approvvigionamento, appunto l'elicottero. Elicottero che purtroppo per un soffio in questa partita non sono riuscita a chiamare. Mannaggia, mannaggia.
Però, comunque, diciamo, mi accontento lo stesso. Questa qui purtroppo era una partita già iniziata e io odio, come ben sapete, entrare in partite già iniziate, proprio perché non mi ci trovo, non riesco a giocare al meglio. E questo è il problema. Infatti ho carburato, diciamo, a fine partita, come state vedendo adesso, l'unica serie di uccisioni che ho fatto in questa partita, proprio perché non ho avuto nemmeno il tempo materiale. Qui ero mega cazzata a 1000, dicevo, boia, queste M4 scioglie, proprio perché... da quanto ho capito, almeno per il mio stile di gioco, ogni mappa, un po' come sempre, ha la sua arma. E in questa mappa qui mi sono veramente trovata da 10 con l'M4, e mentre con la mitraglietta mezza e mezza. Quindi davvero, davvero spettacolare. E in questa partita ancora non avevo sbloccato l'ultima classe, ovvero quella del cecchino, cosa ho fatto appunto durante invece l'ultima partita. Piccola parentesi, visto che sto avendo qualche kill, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda proprio la modalità di gioco, quindi il time to kill, eccetera, eccetera, bisogna dire che è veramente un gioco molto, molto veloce. Ma allo stesso tempo, non so perché mi ricorda tanto i vecchi Black Ops 2, Black Ops 1, anche in piccola parte, per il rinculo delle armi, magari. Mi ci trovo davvero bene. Mi piace da matti. L'unica cosa è che per il mio stile di gioco devo imparare a non abbassarmi. Perché in questo gioco ho notato che se te ti abbassi, ti inginocchi, ti sdrai per terra, muori sicuro. 100-100 muori. Al contrario magari di altri giochi in cui tu ti puoi tranquillamente saltare, sdraiarti, risaltare, rialzarti, eccetera, in tutta velocità. Qui no. Qui ti arrampichi, ti abbassi. C'è un tempo molto lento per rimuoverti, quindi per rialzarti e per tutto anche adesso. Mi miro un attimino, c'è un secondo tipo di tempo per smettere di mirare e iniziare a correre. Insomma, un attimino devo prendere il ritmo con queste nuove modalità. Niente di più, niente di meno. È tutto fattibile, tranquillo, è tutto veramente fattibile. Altre cose da dire, appunto, ecco, a proposito sempre di questo discorso, ho notato che, sempre per il mio stile di gioco, anziché sdraiarmi, se saltate, uccidete sempre. Saltate e sparate perché la gente, almeno ad ora, non so se è perché è il mio stile di gioco particolare o se la gente, non lo so, non lo so. Comunque, se voi saltate, la gente muore 100-100. Non so dirvi perché. Comunque, qui state vedendo che ho provato questo fantastico cecchino, stesso discorso di quando ho provato l'M16, veramente, veramente. Lento, lento, lento. Non lo consiglio a nessuno. Forte perché un colpo che ho tirato a un nemico è morto subito. One shot. Però per fare quick scoop orb del genere, personalmente io almeno non mi ci trovo. È veramente lentissimo. Infatti, come vedete, sono tornato di nuovo al mio caro M4A1. Spero tanto che appunto, adesso che ho sbloccato finalmente le classi, posso provare il cecchino a modo di farne uno tutto mio, come ho fatto in piccola parte nella beta, e perché veramente quello iniziale è qualcosa di tossico che non vi consiglio, cioè provatelo ma non ve lo consiglio. Altre cose che posso dirvi, diciamo, dominio, ho notato che forse per il fatto che in questa modalità finalmente viene premiato il giocatore che cattura e che difende, ho notato che almeno in questa partita, purtroppo ne ho fatto appunto solamente uno di dominio, quindi non saprei dirvi se è vero o no, le persone finalmente puntavano a catturare l'obiettivo, ovvero fare sì quante più uccisioni possibili. Ma allo stesso tempo pensare all'obiettivo finale, ovvero al fine della partita, conquistare e difendere. Ho notato questa cosa qui. Ripeto, non vorrei sbilanciarmi troppo perché purtroppo appunto ho fatto solamente 3-4 partite, quindi non vorrei dirvi cazzate. Però spero vivamente, da appassionata di dominio quale sono, spero vivamente che sia così, che la gente ritorni a dare il senso all'obiettivo e alla modalità di gioco. Perché io dico sempre, ok, andare a fare kill in dominio e tutto quanto, però ragazzi, è dominio. Conquistate, difendete. Se volete andare a fare uccisioni e basta, andate in deathmatch. Purtroppo questo è il mio pensiero. Anche se sono io la prima a fare tutte e due le cose, ovvero sia kill che difesa, attacco. Comunque, detto ciò, appunto, qui ho provato a chiamare l'approvvigionamento sotto un tetto. Infatti mi dava il fumo rosso. Quindi ho pensato, boh, allora no. Cioè, non, in teoria non dovrebbe scendere l'approvvigionamento. Invece, come avete visto, me ne stavo anche andando, per intenderci. Invece, come avete visto, alla fine me l'ha lasciato. Quindi, boh, vabbè, non so se era un bug, non so cosa sia. In ogni caso, io penso che per questo video sia tutto. Ci vediamo
Probabilmente questa sera in live, oppure comunque sia in questi giorni in live con Ryuk e con tanti nuovi video a riguardo con Cold War. Niente ragazzi, vi abbraccio, vi invito a iscrivervi al nostro canale, di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto e niente, bella ragazzi!